Koga, siamo qui per te. E quindi? È scomparso? Koga Bushin no Jutsu! Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Pokémon Let's Go Pikachu. Era da un po' che non giocavamo a questo gioco perché ci siamo concentrati ovviamente sulle nuove uscite qui sul canale. Abbiamo iniziato tantissime nuove serie e in realtà ci sono tanti altri giochi che vorrei portarvi sul canale che stanno uscendo tutti in questo periodo. Però ragazzi, volevo continuare con Let's Go Pikachu perché voglio in effetti andare avanti, finirlo. E infatti, come vi ho detto anche in live, continueremo un pochettino in live, un pochettino a video. Quest'oggi faremo la palestra di Fucsiapoli, come potete vedere siamo a Fucsiapoli. E cercherò appunto di finirlo per poi dedicarmi semplicemente a fare Shiny Hunting insieme a voi. Quindi portarlo semplicemente solamente in live. Ok ragazzi, allora io direi che siamo già pronti per affrontare la palestra di Fucsiapoli, perché nella nostra squadra abbiamo già un Alakazam che va benissimo contro i tipi veleno, un Pikachu che va benissimo nel caso in cui ci dovessero essere dei Golbat per esempio. Abbiamo anche dei Pokémon di tipo fuoco, ne abbiamo ancora due, poi ne avremo solamente uno. Per adesso Kiba lo voglio allenare perché non voglio farlo evolvere, perché poi non apprende più niente una volta divenuto Arcanine. E poi abbiamo anche un Venusaur che è anche tipo veleno, quindi non dovrebbe rischiare troppo. Quindi ragazzi, direi che possiamo entrare in palestra. Mi raccomando, tantissimi pollicioni all'insù per supportare questa serie. Ma lo dico molto spesso questo in tutte le serie per ricordarvi che è importante, però in questo caso ancora di più perché in effetti questa serie ne ha davvero tanto bisogno. Quindi se vi piace, se volete che la continui, mi raccomando tantissimi pollicioni in su, perché altrimenti posso anche continuare a giocarlo da solo e magari poi fare solo Shiny Hunting dopo. Ehi, aspirante campione, c'è la zona safari. Ok, questa è la palestra di Fucsiapoli che accoglie a braccia aperte quegli allenatori che hanno catturato tanti Pokémon. Quindi 50 specie di Pokémon. Va bene, ne abbiamo catturati abbastanza. Anche se non sono andato nella zona safari, ci andremo magari insieme perché è una cosa abbastanza importante. E attenzione, era proprio Koga. Questo è solo l'inizio, ti stupirò ancora di più con un turbinio di mosse insidiose. Ah, ok, è scomparso. Il trucco non smette mai di meravigliarmi. Non avresti mai detto che non ero io, eh? Bene, puoi procedere, preparati a assistere. Ora è di nuovo Koga che si è non solo trasformato ma anche duplicato. No, non è lui. Allora, questa palestra aveva dei muri invisibili che poco fa... Ecco, adesso si vedono quando c'è la nebbia. Ok, direi che posso andare di qua. Lui lo devo affrontare per forza. Andiamo. Perché hai una caramella in mano? Hai visto le pareti invisibili? Sì, sono lì. Sono lì, si vedono proprio quando c'è la nebbia. È reso molto molto bene. Mentre nei giochi per Game Boy c'erano dei pixel bianchi che indicavano appunto le pareti invisibili. Ok, abbiamo una Nidorina. Io direi che con Alakazam siamo, come dicevo prima, messi molto molto bene. Quindi andiamo di psicoraggio. Siamo più veloci, l'importante è shottare, perché se non shottiamo e loro ci attaccano, il nostro Alakazam rischia un po'. Anche se ha ripresa, però Alakazam, cioè, non è che avrà chissà quale difesa o difesa speciale. Quindi vai di psicoraggio tutta la vita. Vai, 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 vai. Perfetto. Bene, bene, bene. Comunque a me interessa andare avanti anche nella serie normale, o comunque proseguire, proprio perché eventualmente gli Shiny Hunting lì si possono fare meglio. Diciamo, posso scegliere anche più Pokémon da cercare, sbloccando vari percorsi. Quindi è utile andare avanti, è utile finire il gioco ovviamente, anche perché il Chroma Amuleto lo si ottiene solamente finito il gioco. E quindi... è assolutamente importante. Però capisco che fare tutti quanti i percorsi di una cosa che abbiamo già visto può scocciare. Però ad esempio la palestra ve la volevo mostrare, quindi magari potremmo fare così le palestre, le sfide più importanti. Le facciamo insieme. Aia, Mac. Forza lunare. Mac è riuscita a resistere molto bene. Ma anche il nostro Alakazam, attenzione, regge benissimo. Ok, psicoraggio, vai così.
Due psicoraggio non li puoi reggere, Mac. Sei stato bravo, ma non abbastanza. Ok, Radioactive sarà a livello 40. Bene. Beedrill, non cambiamo Pokémon. Va benissimo. Ah, hai un Beedrill giallo? Ormai non lo sai che la nuova moda è avere i Beedrill verdi? Come il mio? Shiny? Ok, si protegge ancora. In una lotta in singolo protezione non è qualcosa di utilissimo in realtà. Può diventarlo, dipende dal tipo di... Esatto, se adesso per esempio mi avvelena, allora può diventare utile, mio Dio! Ovviamente mi ha avvelenato, cioè non è che poteva non avvelenarmi. E vuoi vedere che mi fa proprio 10? Esatto, 10 di danno. Ah, Beedrill. Sai che c'è? Che io ti mando il mio di Beedrill. C'è una sfida tra Beedrill. Cioè il tuo è anche di un livello superiore? Non mi interessa, il mio è più bello. Ha! Sfida tra Beedrill. Non c'è assolutamente modo per... Ma io faccio oltraggio. Ma che me ne frega a me. L'ha fatto pure lui. Aia. Allora anche io. È stato un oltraggio il tuo oltraggio. E quindi te lo faccio pure io. Chi è il migliore? Ok. Pikachu sarà a livello 42. Va bene. Charizard è a livello 41. E abbiamo sconfitto Paride. Addirittura Paride. Allora, era di qua. Io Alakazam lo terrei, cioè tornerei un attimo a curarlo, perché tanto è qui vicino, è qui accanto il centro Pokémon, e Alakazam è praticamente il più importante della nostra squadra in questa palestra. Quindi basta fare qualche passo, andare da questa parte, curarsi e ritornare dall'altra parte. Quindi curiamoci, vai. Ok. Una cosa che ho notato di questo gioco di Let's Go Pikachu e Eevee, correggetemi se sbaglio qua sotto nei commenti se l'avete giocato, che è un po' lento come tipo di gioco. Nel senso, ad esempio, fare una cosa del genere, uscire dalla palestra, andare nel centro Pokémon, ritornare nella palestra, eccetera, già si perde un po' di tempo, perché i movimenti sono molto belli, carini da vedere, tutto quello che vuoi, però... Probabilmente sono studiati per poi renderli molto più fluidi con un Pokémon, quindi cavalcando qualcuno, perché altrimenti sono davvero lentini. Allora, se andiamo da questa parte e magari aspetto, se non sbaglio era così, se mi fai vedere, ok, da questa parte. Bello questo ciuffo rosa, me lo dici chi è il tuo parrucchiere che vado anche io? Immaginate me... con il ciuffo rosa. Ma chissà, magari se riesco a raggiungere 100.000 iscritti entro il 2018 mi faccio tutto i capelli rosa, tutto il ciuffo qui rosa, così proprio. E poi me lo tengo in questo modo. Ecco, adesso chi è che ha il ciuffo migliore? Eh? Eh? Allora, psicoraggio. Vai così. Witch Hunter. Sarebbe stato un bel problema se fosse stato un Gengar, perché era tutta una gara di velocità a quel punto. Il più veloce vince. Però dato che è un Hunter, siamo a posto. Ah, fine, così. Ti sei arreso subito. Va bene. Segui tutti gli insegnamenti che... Qua ce n'è un altro, devo risistemarmi il ciuffo a... così. Ok. Certo che uno di loro lo potevano fare con... un ninja di loro lo potevano fare con i capelli blu, eh? Una... diciamo una citazione, una reference a un ninja molto famoso. Ok, lui invece ne ha tre. Il primo è un Hunter. Io direi di continuare proprio con psicoraggio a manetta. Così andiamo veloce. E vabbè. Quanto è forte il nostro Alakazam. Ok. Bene, la prossima scelta sarà di nuovo Hunter. Ma per me va benissimo. Manda tutti gli Hunter che vuoi, basta che non siano Gengar, come ho detto prima. Così siamo abbastanza sicuri di essere più veloci. Ah, protezione. Perché proteggi? Perché? Il mio cucchiaino che ti vuole colpire in testa. Questo è brutto. Questo è brutto, Swig Attack. Swig Attack, ragazzi, colpisce per primo. Se tu da avversario fai una mossa d'attacco e io ti faccio sbigo attacco, colpisco per primo io. Altrimenti fallisco.
MP è una mossa di tipo buio. Giusto per ricordare anche io un po' qualche cosa di Pokémon. E ricordo che inizialmente, quando ho iniziato a giocare competitivo, non sapevo, non conoscendo bene le mosse che non fossero delle primissimissime generazioni, non sapevo cosa facesse Speed Attack. Dicevo, ma perché attacchi per primo? Oppure perché quando lo faccio io fallisce sempre, invece quando lo fanno gli altri fanno un sacco di danno e attaccano per primi. Allora, mi sa che devo andare di qua, forse ci siamo quasi, forse lui è l'ultimo, un giocoliere con la caramella, non lo so il motivo, non so assolutamente il motivo, però va bene. No, lui non ha un ciuffo che mi ispira in realtà da emulare, quindi manteniamoci così. Ne hai tre. Tre da buttare giù con il nostro Alakazamino. Allora, oltre la palestra, se ci arriviamo... Te l'ho confuso, colpisciti. Ovviamente non si colpisce. E invece mi colpisce. Ovviamente. Pensavo di aver avuto un po' di fortuna. Potrei mettere Kiba. Rischiamocela, mandiamo Kiba. Tanto lui ha pochissima vita, è confuso. Almeno mi posso fare un po' di esperienza con Kiba, che ne ha bisogno. Allora, lotta e lancia fiamme, vai. Ora magari, ora fa terremoto, tipo. No, sguardo feroce, ok. Ok. Ora full para. No, ok, va bene. Ce l'abbiamo fatta. È solo il primo. Ottimo. Kiba è un po' indietro come livelli, un altro Arbok. Cambiamo Pokémon. E adesso chi mettiamo? Potrei mettere Pikachu, che è quello con livello più alto. Semplicemente. Comunque, andiamo a mettere Pikachu. Gli facciamo un bel fulmine. È uno di livello alto. Sperando che Arbok nemico non abbia terremoto, perché se non sbaglio può averlo terremoto. Ok, siamo più veloci. Fulmine, mossa stab, una buona mossa stab. Vabbè, puntura. Questo... Non mi avvelenare. Questo Arbok potrebbe darmi molto fastidio, perché non so se riesco a buttarlo giù adesso. Forse mi sciotta anche il Pikachu. Dai, basta. Grande Pikachu che resiste! Per fare bella figura, grande! Grande, grandissimo. Vai ancora con fulmine. Resiste con un punto vita nonostante il brutto colpo di Arbok. E lui aveva avuto fortuna col brutto colpo. Io ho avuto fortuna che mi resiste per fare bella figura. Un altro Arbok. Allora giochiamocela diversamente. Giochiamocela con intanto Charizard. E poi in caso mettiamo Venusaur. Vieni qua, bravissimo Pikachu, che comunque hai fatto il tuo. Tu mandi in campo Arbok. Allora, lotta. Cosa posso fare? Attacco d'ala, perché braciere, onestamente, mi vergogno un po'. Sguardo feroce, va bene. Cioè, va bene insomma, paralizzato. Vabbè, ma lui mi ha dimezzato mezza squadra praticamente. Devo comunque andare al centro Pokémon prima di affrontare Koga. Però questo Arbok che regge l'attacco di Alakazam, se ce l'ha anche Koga, è un problema. Non ricordo bene i Pokémon che ha Koga. Non lo so, non me li ricordo bene. Vabbè, la cosa buona è che almeno tu non mi puoi avvelenare, ma ormai la lotta è finita. Arbok, bello tosto. Allora, torniamo un attimo al centro Pokémon, perché... E dai. E fammi tornare al centro Pokémon. Torniamo un attimo al centro Pokémon, perché veramente mi ha devastato. Dovrebbe essere da questa parte. Dovrebbe essere così. E vabbè, quanto sono bravo a tornare indietro. Andare avanti no, a tornare indietro sì. Comunque, torniamo al centro Pokémon e ripristiniamo, perché ora la lotta contro Koga sarà molto intensa. E sicuramente abbiamo bisogno di tutta la squadra al completo. Già gli allenatori che c'erano lì in mezzo avevano Pokémon di livello più alto rispetto al nostro. Quindi abbiamo sicuramente bisogno di un Alakazam
curato al 100%. Abbiamo bisogno di... Beh, anche di Pikachu e degli altri, come anche Charizard, ha fatto una buona prestazione poco fa, perché ha retto molto bene. E poi magari anche di Venusaur, che non l'ho utilizzato, ma come ben sapete lo ritengo utilissimo nelle situazioni difficili, perché è un buon tank e può utilizzare anche un bel parassiseme giusto per rompere le scatole agli avversari e reggere, e alla lunga poi magari riuscire a vincere. Allora, qua non c'era, ok, era da questa parte. No, era di qua, di qua, di qua. Ok. Dai che ce la posso fare. Sbattendo per Mur. No, sono uscito! Ah, lì devo stare attento allora. Appena scendo di là, devo stare molto attento. Allora, andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua. Di qua e fin qua ci siamo. Poi, qua posso andare così, posso andare così. Vado così, vado così. Ok, e fino a qua ci siamo. Adesso devo andare di qua, in questo spazietto minuscolo che ovviamente si deve solamente vedere e quindi bisogna aspettare che ci sia il fumo. Allora, iniziamo con Alakazam. Sì, dai, iniziamo con Alakazam. Quindi, Koga, siamo qui per te. E quindi... È scomparso? Kagebushin no Jutsu! Un mocciosetto come te osa sfidarmi? Ridicolo, davvero ridicolo. No, però 4 contro 1 è un problema. Il veleno ti corroderà, non avrai modo di resistere. Va bene, dai, 1. Preparati ad assaggiare la potenza di un maestro ninja. Kagebushin no Jutsu. Però, se perdi, ti devi lanciare da un autobus su una mappa ad isola. Non so se mi spiego. Allora, Weezing, sono sicuro che reggerà il colpo. Quindi dobbiamo stare attenti. Anche a livello 43. Bene. Potrei utilizzare calmamente. Potrei utilizzare calmamente, in effetti. Utilizziamo calmamente. In caso mi curo, vediamo. Vediamo un po' che fa lui. Ok, fango bomba. Ho aumentato la mia difesa speciale. Però mi ha avvelenato, ovviamente. Bene. Ok. Allora, vediamo un attimo. Se io ho delle cure, borsa, revitalizzante, antiparalisi, cura totale. Non ho una. Ho una cura totale. C'ho l'antidoto, non lo vedo. Eccolo, antidoto, vai, usa. Su Alakazam. Intanto curiamo il veleno. Ok, perfetto. Lui ha utilizzato protezione. Adesso intanto ce lo togliamo di mezzo. Psicoraggio. Con un calmamente. Forse non avrebbe retto nemmeno quello senza calmamente. Ma adesso è tutto molto più difficile per Koga, eh? Bene, ma io direi di rimanere qui in campo. Allora, livello 44. Io sapete che vi dico? Allora, non so se andare subito di psicoraggio oppure di utilizzare ripresa per curarmi. E vedere un po' che cosa fa lui. Che devo beccare le sue protezioni come poco fa. Ma va, dai, andiamo. Psicoraggio. Psicoraggio. Spam. Ragazzi, avere Alakazam è tanta roba contro Koga. E non so se lui avrà un qualcosa contro Alakazam. Carineria. Bella mossa. Bella mossa. Questa è difficile. Forse tolgo onda calda, anche se colpisce nelle lotte in doppio 2. Però credo che lanciafiamme. Fino adesso lotte in doppio non credo di averne viste. Quindi carineria mi piace. Direi di insegnarla al posto di onda calda. Oltraggio potrebbe servirmi. Dai, dai, dai. Facciamo così. Il moveset comunque non è male quello di Kiba adesso. Ha delle belle mosse. Al posto di lanciafiamme. Eh no, lasciamo lui perché ormai con calma, con calmamente non me lo togli. Non me lo butti giù. Vai, ne è bastato solo uno. Potentissimo. Cioè ragazzi, potenti, una bestia. Una bestia la Kazam. Meno male che ho fatto calmamente subito. Ok. Mach è molto pericoloso. Mach è molto pericoloso. Però io direi di continuare a fare calmamente.
Vediamo. Cioè no, calmamente. Psicoraggio, voglio dire. Dovevo immaginarlo che potesse fare protezione. Potevo sfruttarlo, però non essendo sicuro, meglio continuare ad attaccare così, proprio martellare di psicoraggio. Vai, 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 vai. Bene, bene. Questa non lo so se la reggo. La reggo benissimo, non me l'aspettavo. Potrebbe fare di nuovo protezione. Andiamo di ripresa. Che predict, signori. Che predict. Chi è? Becca di questo. Alright, signori. Mi sa che con questo psicoraggio poniamo fine alla sfida contro il capopalestra Koga. E si vince. vabbè ragazzi, con Alakazam è stato troppo easy. Dai dai, salite tutti di livello. Hai mostrato il tuo valore. Molto bene, ti sei guadagnato la medaglia anima. E vamos. Perfetto, grazie. Chiunque possegga questa medaglia potrà dare istruzioni a qualsiasi Pokémon fino a livello 60. A proposito, accetta anche questa. Questa è ottima. È ottima, ragazzi. Non so se insegnarla a Beedrill o a Venusaur, però è davvero ottima. Allora, porta MT. Andiamo dove c'è. No. No. Vai. Usa. Cioè, tutti quanti possono impararla? Cioè, tutti nella mia squadra possono apprendere tossina. Ok. Direi di sistemare un po' il moveset di Radioactive. Vediamo, vediamo. Rafforzatore non è che lo utilizzi tantissimo, eh. Però anche velo in puntura. Però velo in puntura comunque 80-100 non è male, velo in puntura. E a quel punto può avvelenare già. Vediamo Venusaur. Tossina sempre, sì. Venusaur. Perché non mi ricordo bene il moveset che ha al momento Venusaur. Sonnifero, petalo danza, mega assorbimento, parassiseme. Io direi di togliere sonnifero, perché tanto per le catture utilizzo più tuononda. E petalo danza, mega assorbimento e parassiseme. E andiamo anche di tossina, sì dai. Colpisce di più, probabilmente è più utile nelle battaglie. Nelle catture utilizzo appunto, come ho detto prima, tuononda, quindi va bene. Ok ragazzi, allora abbiamo ottenuto la nostra medaglia nuova e siamo contentissimi di tutto ciò, così andiamo avanti e festeggiamo anche un po', dai. Yes! Pikachu all'aria esausta per la fatica, ma può ancora darsi... Ma non hai fatto niente, Pikachu! Non hai fatto niente, ha fatto tutto Alakazam! Infatti io nemmeno andrei al centro Pokémon, perché possiamo andare direttamente nella zona Safari. Ma prima... Vediamo se qui era questo... vediamo. Eri tu? Sì. Ok, ho capito tutto. Ti serve la tua dentiera. Dove si può trovare questa dentiera? Non si trova da quella parte, ma si dovrebbe trovare da un'altra parte, nel percorso 19. Il percorso 19 dovrebbe essere di qua. E cerchiamo di andare nel percorso 19, che dovrebbe iniziare qui. Eccolo lì. Ci avevano detto che al Go Park avremmo trovato un sacco di Pokémon rari, e invece siamo venuti per niente. Applicazioni di qua, collegamenti di là, e chi ci capisce niente. Ce ne siamo andati con la coda tra le gambe. Meow. Forse troviamo il modo di raggranellare qualcosa. Ho colpito qualcosa di duro con il piede, che sia un tesoro. Proviamo a scavare. Wow, guarda come luccica, abbiamo trovato un tesoro favoloso. Ah, cos'è sta roba? Una dentiera? Una dentiera? Sarà anche d'oro, ma non ce la facciamo niente di questa robaccia. Ah, il solito moccioso, cosa ci fai qui? Beh, non importa, prendi questi. Ah, per qualche volta, cioè, si rendono utili quelli del Team Rocket. Tieniteli pure, noi abbiamo cose più urgenti a cui badare. Voglio assolutamente lavarmi le mani, forza, squagliamocela. Ok, grandi. Cioè, veramente, sono diventati utili per una volta. Allora, lì ho visto un ragazzino che sicuramente vuole combattere. Ah, bene, una cura totale.
E adesso gli daremo Pumper Focaccia. Mettendogli Pikachu per primo, perché lui probabilmente ha Pokémon di tipo acqua. E quindi, siccome sono un bricconcello, gli metto uno di tipo elettro per primo. E quindi, se adesso mi freghi mettendomi un Pokémon di tipo terra, vabbè, chapeau. Però siccome sei un nuotatore e infatti hai starmi, ti ho fregato, mio caro. Vai Pikachu, conto su di te. Allora, in realtà in generale siamo leggermente sottolivellati rispetto a quello che dobbiamo fare, ovvero soprattutto le palestre. In realtà questi allenatori sono più scarsetti, ovvio. Però Koga già aveva Pokémon superiori al 43. Noi siamo 40-41, mentre dovremmo essere un livellino, due livellini in più con tutti, però, cioè non solo con uno. Ok, andiamo anche con lui, proprio per questo, per fare qualche lotta. E direi che a questo punto ci possiamo dirigere a Zafferanopoli. Però ci possiamo andare. Che bello, Dratini. Sai che invece tu mi hai fregato, perché lui è già solo di tipo drago, se non sbaglio, e quindi anche l'elettro lo regge, dovrebbe essere così. Vediamo. E infatti ragazzi, vedete? Il tipo drago lo regge e quindi sì. Mi ha un po' fregato, va bene. 1-1, va bene, 1-1, ci sta. Ma che bravo Pikachu, che brava Pikachu. E vamos ancora con fulmine. E via. Ok. Perfetto, non è molto efficace, ma va bene lo stesso. A questo punto, ovviamente torniamo a dare i denti d'oro e poi ce ne andiamo direttamente alla Sylph SPA per andare a sconfiggere il Team Rocket. Cioè ci ha dato i denti d'oro e noi li andiamo pure a sconfiggere, li andiamo pure a rompere le scatole. È giusto così. Ok, Fucsiapoli, il percorso 19 è tipo minuscolo, poi si estende tutto sul mare. E salve, Freak dai denti d'oro al guai. Tieni, no, va, no, non discutere, tieni i denti. Non c'è bisogno che parli. Puah, sono pieni di sabbia. Anzi, grazie mille. Però li potevi anche lavare un attimo prima di metterteli in bocca. Comunque, nessuno capiva niente di quello che dicevo. In quello stato non potevo neanche farmi vedere in ufficio. Aspetta, lascia che ti dia qualcosa per ricompensarti. Il completo safari. La tecnica segreta molto utile. Spinta. Quindi niente, sir. Come? Preferisci? Sì? Sì. Allora, a volte nelle grotte... è forza. Spinta, insomma. Non è surf, ok. A volte nelle grotte o in altri posti del genere si trovano dei blocchi di pietra simili a questo. Beh, se vengono spinti con forza si possono spostare. Vai. Spingi con i denti più che puoi. Soprattutto con i denti d'oro fatti poi anche di sabbia. Comunque, mi ha preso questo. E mi sa che spingiamo subito. Vai, spingi. Spingi il frigorifero. Vai, spinta. Sbam. C'è un Diglett lì. Ehi. Eppure la pepita, va bene. Salve, grazie. Vuoi darmene un'altra? No, niente? Vabbè, ok. Ce la possiamo dare. Quindi nello scorso episodio ho sbagliato non una, ma due cose. Ottimo. Ovvero l'MN o MT consegnata. Grande Kiba. Sorpreso dalla forza di Pikachu, è vero. Ragazzi, spero che questa serie continui a essere di interesse per voi. Se così fosse, un bel pollicione all'insù, un bel commento qua sotto. Noi ci vediamo con un prossimo appuntamento e anche con gli Shiny Hunting insieme. Un saluto a tutti, ciao ragazzi.